Un saluto a tutti voi. Inizio il video di oggi con un ringraziamento per l'ottimo riscontro avuto con l'ultimo caso sulla famiglia Clutter, dal quale in un certo senso ripartiamo, perché anche la storia di oggi inizia in una fattoria. Siamo nel Wisconsin, ed i fatti che vi racconterò riguardano una ragazza piuttosto particolare. Buon ascolto. Il 22 marzo 2018 una ragazza molto spaventata si presentò presso una fattoria in Eau Claire, Wisconsin, bussando alla porta dell'ignaro padrone di casa. La giovane era in apparente stato confusionale e disse di essere stata aggredita. Aveva dei brutti tagli sul braccio e oltre ad essere scalza, era insanguinata e ricoperta di fango. Chiese piangendo di poter chiamare un dottore e Don Siebel, il proprietario della fattoria, prese subito in mano il telefono e chiamò il 911. Durante la telefonata, riferì in pratica tutte le informazioni che ho appena riportato, anche perché lui, in quel momento, non ne sapeva molto di più di noi in questo. Quando l'operatore del 911 chiese al buon vecchio Don il nome della ragazza, lui ovviamente si rivolse a lei per saperlo. Si udirono pianti, singhiozzi ed una risposta poco esaustiva. Non lo so. Stessa risposta che diede quando le venne chiesto il nome di chi l'avesse ridotta in quel modo. Un possibile stato di shock, quindi, che le impedì di rispondere anche a domande apparentemente banali. Quando la polizia arrivò sul posto, la ragazza non si dimostrò molto collaborativa, continuando a sembrare piuttosto confusa. Alla fine, l'unica cosa che riuscì a rivelare fu l'identità dell'assalitore, il suo ex fidanzato, Alex Woodworth. Per tutto il tempo in cui rimase con la polizia a rispondere o cercare di rispondere alle loro domande, continuò a richiedere la presenza di una sola persona, Jason Mangle, presumibilmente il suo fidanzato o più probabilmente un altro ex fidanzato, di 13 anni più grande di lei. Mi rendo conto di come siano emersi diversi nomi fino ad ora, ma ne manchi uno, quello più importante. La giovane si chiamava Ezra McCandles. Ezra era nata il 6 ottobre 1997. Sua madre aveva appena 14 anni quando la mise al mondo e la chiamò Monica. Quindi Ezra non era il suo vero nome. Ma anche McCandles non era il suo cognome naturale, in quanto all'anagrafe risultava come Monica Kay, fino a quando non decise di cambiarlo ed assumere il cognome del protagonista di Into the Wild, la cui storia probabilmente conoscerete, ed anche il film che la racconta. Per quanto riguarda invece l'origine del nome Ezra, non saprei. Probabilmente le piaceva e basta. Dopo aver mollato il college, divenne una sorta di artista amatoriale, utilizzando la sua auto come tela, o murales, se preferite. Sì, Ezra era sempre stata una persona piuttosto particolare e soprattutto desiderosa di attenzioni. Nel 2017 incontrò Jason Mangle, un medico dell'esercito, ed iniziò una relazione con lui nonostante la differenza di età. I due, dopo alcuni mesi, erano già andati a vivere insieme e parlavano anche di matrimonio. Erano soliti frequentare una caffetteria di Eau Claire di nome Races ed è qui che entrambi conobbero Alex Woodworth, barista 24enne, aspirante professore di filosofia. Un ragazzo apparentemente tranquillo e studioso, uno al quale piaceva aiutare la gente, soprattutto le persone in difficoltà, e quel giorno ne incontrò una che di problemi sembrava averne abbastanza. Ezra ed Alex iniziarono una relazione segreta alle spalle di Jason, che però nel giro di qualche tempo scoprì la loro liaison e li affrontò. Ezra, per non saperne leggere né scrivere, decise di lasciarli entrambi. Una sorta di mossa a Kansas City, non saprei proprio come definirla, ma durò poco, visto che maturò ben presto l'idea di voler tornare con l'ex fidanzato. Jason però partì per un viaggio di formazione della durata di 2 settimane e quando tornò, Ezra gli disse di essere stata aggredita sessualmente da uno dei suoi migliori amici, John Hansen. L'uomo decise quindi di recarsi alla polizia per denunciare l'accaduto in nome della compagna, o ex compagna, fate voi. Era il 1 marzo del 2018, quindi circa 3 settimane prima che Ezra bussasse alla porta di Don Siebel, tutta imbrattata di sangue e fanghiglia. Ovviamente anche Ezra venne poi ascoltata in merito all'accaduto e sostenne che l'uomo, questo suo amico, l'avesse fatta bere e poi assalita mentre era ubriaca. La situazione non fu però completamente chiara agli inquirenti, anche perché analizzando il telefono di Ezra trovarono dei messaggi piuttosto eloquenti inviati a questo ragazzo. E soprattutto, dopo aver sentito anche Alex Woodworth, col quale evidentemente Ezra non aveva tagliato i contatti,
Questi gli informò che la stessa gli aveva raccontato di essere stata con questo ragazzo, ma in modo consensuale, e che se ne fosse semplicemente pentita. E così il caso venne chiuso. Ezra tornò a vivere con la sua famiglia, ma rimase ferma nella sua intenzione di tornare assieme a Jason Mangle. Ma questi ormai sembrava averne abbastanza delle sue bugie e delle sue stranezze. Difficilmente avrebbe potuto fidarsi ancora di lei. Ovviamente Ezra non fu felice di ciò, per usare un eufemismo. E da queste basi si scatenerà quanto accaduto il 22 marzo 2018. Quel giorno Jason si trovava al Raisis Bar come spesso gli capitava, ed improvvisamente arrivò anche Ezra. Nonostante i due si fossero messaggiati la sera precedente, Jason non aveva idea che la ragazza fosse in città. Disse che era tornata per mostrare ad Alex dei disegni e restituirgli degli oggetti personali. Vi ricordo che Alex Woodworth lavorava in quel bar, ma non era in servizio in quel momento. Poi Ezra uscì, dicendo a Jason che sarebbe andata da lui. L'uomo fu tremendamente indeciso tra il lasciar perdere, senza farsi di nuovo travolgere dalle stranezze di Ezra, e capire cosa avesse davvero in mente dal momento che la vide piuttosto strana. Più del solito, probabilmente. Alla fine la curiosità, o forse la preoccupazione di quanto potesse accadere, ebbero la meglio, e con la sua bicicletta si recò all'appartamento di Alex, davanti al quale, effettivamente, vide parcheggiata l'auto di Ezra. Fece un paio di giri attorno all'abitazione del ragazzo, ed alla fine un vicino, identificandolo come una persona sospetta, chiamò la polizia. Prima che gli agenti arrivassero, però, dopo aver atteso fuori per un po', Jason decise di bussare alla porta, e non ricevendo risposta, ma udendo dei rumori all'interno, entrò. Vide Ezra e Alex nel mezzo di una conversazione ed uscì poco dopo. Quando la polizia giunse sul posto, anche Ezra ed Alex erano fuori, lei nella sua auto ancora accesa e lui in piedi, vicino allo sportello. Dopo aver chiesto informazioni a Jason, che in pratica raccontò per sommi capi la situazione venutasi a creare, gli agenti si avvicinarono all'auto e chiesero se tutto andasse bene. Sia Ezra che Alex risposero affermativamente e così tutti se ne andarono. Gli agenti tornarono in centrale, Jason a casa sua in bicicletta, ed Ezra si allontanò in auto, assieme ad Alex. Circa 3 ore dopo, Ezra si sarebbe presentata alla fattoria di Don Siebel in condizioni pietose, ed Alex sarebbe stato un uomo morto. Come detto, ci furono poche cose che Ezra riuscì a comunicare agli agenti che si recarono alla fattoria, in quanto sembrava impaurita e sotto shock. Non ricordava dove era stata né cosa fosse accaduto, soltanto che era stata aggredita da Alex Woodworth, ma di lui non riuscirono a trovare alcuna traccia. Cercarono a casa sua, contattarono la famiglia, ma niente. E così, successivamente, la polizia tornò presso la fattoria per cercare di tracciare i movimenti di Ezra prima di arrivare lì. Speravano in questo modo di poter trovare anche Alex. Quello che trovarono, però, fu l'auto di Ezra e al suo interno un cadavere. Inutile dire di chi fosse. Alex Woodworth era stato accoltellato per ben 16 volte. Quando chiesero spiegazioni ad Ezra, lei sembrò improvvisamente ricordare qualcosa. Le incisioni che aveva sul braccio riportavano la parola boy, cioè ragazzo. Disse che era stato Alex ad inciderla, perché in passato Ezra aveva avuto dei dubbi sul suo genere di appartenenza e apparentemente Alex voleva che se ne ricordasse. Una specie di memorandum indelebile. La vostra faccia in questo momento potrebbe essere molto simile a quelle degli agenti di polizia che l'ascoltarono, continuando a far domande che ricevettero risposte sempre più insensate, fino a quando Ezra ammise di essere stata lei stessa a fare quelle incisioni sul suo braccio. Poi però Alex aveva cercato di tagliarle i vestiti con un coltello e violentarla. Lei era riuscita a privarlo dell'arma, afferrandola dalla parte della lama, e colpirlo ripetutamente. Ma le superficiali ferite sulle sue mani non erano compatibili con quella versione. Ed anche la scena del crimine non era compatibile con quella versione. Insomma, nulla era compatibile con la storia raccontata da Ezra. Dalle ricostruzioni sembrò anzi che le coltellate fossero state inferte fuori dall'auto, visto che dentro non c'era abbastanza sangue, e che fossero arrivate a sorpresa, senza che lui avesse la possibilità di difendersi. 2 settimane dopo, Ezra McCandles venne arrestata ed accusata di omicidio di primo grado. Il movente? Difficile entrare nella testa di Ezra, ma probabilmente vide in Alex la causa della sua rottura con Jason, con il quale sarebbe voluta tornare, ma che ormai non la voleva più. Una sorta di malsana prova d'amore? Chi può dirlo? Il processo iniziò 18 mesi dopo. La linea difensiva di Ezra non si discostò dalle sue iniziali dichiarazioni,
aveva commesso l'omicidio per legittima difesa. Durante il processo sembrò molto tranquilla, sicura di sé e dei fatti raccontati. Ma evidentemente non abbastanza, perché il verdetto della giuria non le fu favorevole. Colpevole di omicidio di primo grado. La sentenza venne emessa nel febbraio del 2020. Ergastolo, con almeno 50 anni, prima di poter chiedere la libertà vigilata. La famiglia di Ezra lanciò una raccolta di fondi per poter ricorrere in appello. Raccolta che ad oggi risulta disattivata, dopo aver raggiunto la bellezza di $50. Ed anche per il caso di oggi è tutto. Come ho detto all'inizio, Ezra McCandless aveva un grandissimo bisogno di attenzioni, ed in un modo o nell'altro, le ha avute. Le sono però costate 50 anni di carcere e non so se abbia fatto un grande affare. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci sentiamo al prossimo caso.